Quale regalo più bello si possa fare nel giorno dedicato alle donne? Un dono che ha richiesto tempo e sacrificio, un importante macchinario che previene l'alopecia e la caduta dei capelli nelle donne che si sottopongono alla chemioterapia. Oggi viene donato all'unità operativa di oncologia. Che cosa significa per voi questo? Beh, per noi significa un grosso passo in avanti nell'assistenza che faremo alle pazienti con tumore al seno, ma non solo, nel senso che questa apparecchiatura serve per ridurre o evitare il rischio della perdita dei capelli in corso di chemioterapia, che ad oggi è uno dei problemi più grossi che noi abbiamo, che le nostre pazienti hanno nell'affrontare un momento così difficile quale quello della cura del tumore e della chemioterapia per la cura dei tumori. La malattia tumorale è una malattia che riguarda tutta la persona. È vero che i farmaci consentono oggi alte percentuali di guarigioni in tanti tipi di tumore, però la malattia tumorale è una sofferenza della persona, per cui anche la parte determinata dalla caduta dei capelli rappresenta un momento difficile, drammatico nella vita di una donna o comunque di una persona, e questo contribuisce sia al miglioramento della qualità della vita in corso di trattamento e anche quindi alla possibilità di guarigione di queste persone che riescono meglio ad aderire ai trattamenti. Se il primo obiettivo è quello di eliminare il tumore al seno, subito dopo affiora il desiderio di preservare il più possibile la propria identità femminile, il benessere psicofisico e la qualità della vita. Ecco perché l'acquisto di un macchinario come DigniCap è un importante punto di arrivo per le donne di questo territorio. Ma oggi è anche il giorno di un'importante festa, che è la festa delle donne, e quindi Punto Rosa ha voluto in qualche modo dare un segno e riconoscere questa giornata di festa attraverso così appunto l'inaugurazione della macchina, che è stata donata da parte di diversi benefattori, una macchina importante che aiuta le persone, le donne colpite da tumore e quindi in trattamento con i medicinali della chemioterapia, in qualche modo per evitare o prevenire o ridimensionare il fenomeno della caduta dei capelli, che sicuramente sulla sfera psicologica ha un impatto importante. Quindi è una donazione importante, anche perché poi il valore commerciale di questa macchina non è modesto, è molto importante. E quindi io in questa occasione approfitto per ringraziare tutti i donatori e soprattutto Punto Rosa, perché loro ovviamente sono state, diciamo così, le artefici per questa campagna di sensibilizzazione, affinché la comunità civile ascoltasse un pochettino questa richiesta che Punto Rosa l'ha espressa a viva voce. Ma l'associazionismo per certi tipi di malattie è fondamentale, perché per affrontare nella maniera corretta questo tumore, anche più di altri, è necessario un approccio psicologico e di supporto alla persona, che aiuta moltissimo ad affrontare e risolvere i problemi. Ora, un'associazione come questa, il Punto Rosa, dove sono tante signore motivate, competenti, disponibili a mettersi in gioco per sé e per gli altri, permette non solo di fare un'iniziativa come quella di oggi, che offre alla comunità qualcosa di importante dal punto di vista della strumentazione, ma soprattutto offre a coloro che devono affrontare il male una possibilità di aiuto, di mutuo aiuto, di condivisione, che è fondamentale per la soluzione del problema, soprattutto quando ci sono delle controindicazioni problematiche come quelle che comportano un tumore al seno e l'operazione al seno. Una regione, la nostra Emilia-Romagna, che vanta un vastissimo numero di guarigioni per quanto riguarda il carcinoma, è un'eccellenza, si può dire, nazionale. Sì, la nostra regione è all'avanguardia e il nostro territorio, la Romagna, ancora di più. Secondo me, con la Slunica
aumenteremo le potenzialità, consolideremo le strutture che operano su questa, su questo tumore e secondo me aumenteremo notevolmente la potenzialità di sperimentare e di affrontare il problema e il male in maniera ancora più puntuale, competente e capace, guardando sempre di più alle nuove tecnologie e alle nuove sperimentazioni che possono portare a frontiere di soluzione ancora maggiore del problema. Uno strumento prezioso per chi lotta contro il cancro che è stato acquistato dall'associazione Il Punto Rosa grazie al contributo di tanti cittadini privati e di imprese che hanno partecipato nelle tante iniziative di raccolta fondi organizzate dall'associazione. Fondamentale è stato il contributo di Unicredit. Sì, siamo molto contenti, abbiamo da anni il progetto Unicredit Carta Etica che ci permette di aiutare le associazioni no profit in questi progetti e per noi è un momento importante perché nasce anche dalle sinergie e dalle relazioni che abbiamo con i colleghi all'interno delle filiali, quindi è una storia di successo che speriamo possa andare avanti anche nel tempo. Ecco, è un aiuto alle donne che soffrono il carcinoma mammario, ma è anche un'espressione, diciamo così, della bontà di questo territorio. Non solo le associazioni, ma anche i cittadini, le imprese contribuiscono tutti insieme per combattere questo male, insomma, che purtroppo tocca moltissime persone. Sì, questo è un territorio molto generoso. Purtroppo è un tema questo che da donna sento ancora più mio. Purtroppo credo che tante famiglie siano purtroppo vittime di questo problema, però credo che insieme oggi nell'espressione sia un pochettino più facile riuscire a superarlo o comunque ad affrontarlo. Io questa mattina mi sono svegliata con una frase che è le donne, la bellezza delle donne che hanno paura ma hanno anche il coraggio di superarle e di affrontarle, quindi questo credo che sia il messaggio bello che esce dalla giornata di oggi. Quale modo migliore per festeggiare la festa della donna che con un'iniziativa come questa che significa molto per questo territorio ma soprattutto per le donne operate da carcinoma mammario? Sì, questa è un'iniziativa molto interessante per come si è sviluppata, perché noi al congresso del 2016 che abbiamo tenuto qui a Rimini, invitando delle personalità nel mondo della ricerca, abbiamo anche invitato Paolo Veronesi, che aveva finito uno studio proprio sull'utilizzo di questa macchina refrigerante per il cuoio capelluto proprio per impedire la caduta dei capelli durante la chemioterapia. E a noi ci sembrava una cosa molto interessante. Perché? Perché noi nel nostro lavoro, nel tempo, abbiamo capito, e lo diceva anche il titolo di quel congresso, che recitava più o meno così, il benessere delle donne nel carcinoma della mammella. E dicevo, nel tempo noi abbiamo capito che nel rapporto con le donne quello che conta è ascoltare i loro bisogni. Non è solo curare la malattia, ma anche rendere sempre più la loro vita qualitativamente alta. Cioè, sviluppare quelle tecniche e quelle cure che possano migliorare il benessere della donna. E l'ultima offesa che la donna riceve è la chemioterapia, perché è costretta ad uscire di casa bendata, per modo di dire, per coprirsi i capelli in tutti i modi e in tutte le maniere. È l'ultima offesa e noi con questa macchina abbiamo voluto lanciare proprio questa risposta. A noi interessa il bene delle donne, non interessa solo curare le donne, ma questo ce l'hanno insegnato loro, abbiamo capito stando con loro, non è che noi siamo bravi. E per cui il lancio di questo progetto avvenuto un anno fa, oggi trova il suo compimento. E quindi è il giorno della donna e non poteva essere una giornata migliore per sottolineare che a tema non c'è solo la donna, ma il suo bene. E il suo bene prevede che noi diamo risposta a tutti i bisogni. E l'ultimo baluardo da superare era questo.
Noi non avevamo un interesse particolare perché la macchina va in oncologia. Questo la dice tutta per quanto concerne lo scopo del nostro investimento. Non era un investimento per il nostro reparto, non chiedevamo soldi per noi, chiedevamo soldi assieme alle donne per loro. E la macchina andrà comodamente a situarsi in oncologia, ma diciamo che il sogno, se così può essere, o comunque questa ulteriore risposta l'abbiamo realizzata insieme. Ecco, ma quanta energia ci mettete nelle vostre iniziative? Insomma, da dove la tirate fuori tutta questa energia, tutta questa grinta? Io penso che, guarda, voglio dirlo, sono le terapie. Anch'io sono ancora in terapia, ancora per 2 anni e mezzo. Le donne uscivano dalla chemio e venivano loro stesse a fare raccolta fondi. Quindi io penso che eravamo talmente la carica e la voglia di farcela, la voglia di vita che abbiamo dentro ognuna di noi, siamo riuscite a portare in fondo questo progetto, ma soprattutto sempre, non solo questo, ma tanti altri progetti, perché noi crediamo moltissimo che insieme si vince contro la malattia. E la cosa che voglio ribadire, bisogna anche che tutte le giovani donne non facciano le loro visite della diagnosi precoce per la prevenzione, perché veramente può succedere che, come è successo a noi, ti venga diagnosticato un tumore, ma però se lo fai per tempo sicuramente ti salvi. Quindi invito tutti a fare prevenzione. La festa della donna è una ricorrenza importante perché porta dietro di sé anni di lotte, rivendicazioni e battaglie, e ogni traguardo raggiunto è un traguardo importante che acquista un significato profondo perché serve per dare alla donna la giusta collocazione nel mondo. Grazie al coraggio e l'energia delle donne che fanno parte dell'associazione Il Punto Rosa, oggi si è fatto un altro passo avanti in questa direzione. Appunto, noi siamo donne per le donne. Soprattutto oggi, nella giornata internazionale delle donne, tutte le donne che ne avranno bisogno nel territorio riminese, nonna, romagnole, nonna, possono usufruire di questo macchinario, perché veramente solamente le donne riescono a fare delle cose brillanti, stupende per le altre donne. Quindi noi l'abbiamo, questa macchina l'abbiamo voluta per tutte le donne. Questa è per noi il nostro, diciamo, lo slogan, che siamo donne per le donne.